Champions League, ragazzi, live reaction numero 106. Purtroppo la scorsa partita abbiamo fallito una delle occasioni più grosse per poter partire bene in questo girone molto difficile. Che poi, molto difficile sì, ma io personalmente ero equilibratissimo. Cioè, nel senso, pensavo beccato Real Madrid e Manchester City insieme. Lì sì che sarebbe stato un girone impossibile. Però vedo, sinceramente, queste quattro squadre tutte alla pari. Anzi, forse il Newcastle lo vedo un passettino indietro. Comunque sia, tolto questo, il Milan aveva l'obbligo di vincere in casa con il Newcastle, non lo ha fatto. Stasera ha un'occasione non così grossa come la scorsa, però abbastanza importante per vincere, perché il Milan, mettiamo che perda contro PSG, sia andata che ritorno, il Milan deve vincere. Del resto deve vincerle tutte e tre le rimanenti con Borussia Dortmund e Newcastle. Che poi, ragazzi, detto proprio tra di noi, io mi voglio sbilanciare settimane prima. Probabilmente il Milan avrà enormi difficoltà col PSG, però secondo me, detta proprio palese palese, secondo me il Milan non farà 0 punti con il PSG. Secondo me magari 1, magari 2, magari 3, però non ne farà 6, ma secondo me almeno un punto lo farà in due partite e sarà un punto molto importante. Poi magari mi sbaglio, massacratemi pure se non succede. Il problema è che altrettanti punti li deve fare con le altre squadre. Comunque, Signal Iduna Park, uno stadio mostruoso che ci accoglie stasera. Allora, Prime Video secondo me è rimasta la miglior piattaforma di streaming. Sì, è un po' scomoda perché insomma, però 36 euro l'anno, non il mese come DAZN, che fa un servizio del cazzo l'anno. Non dico che è ai livelli di Sky, perché non lo è, ma sicuramente ci si avvicina di più rispetto a Mediaset Infinity e a DAZN. C'è molta meno differenza tra Sky e Prime Video che tra Prime Video e le altre due. DAZN ovviamente è l'ultima della lista. Cioè, l'ultima volta che abbiamo giocato contro questi era tipo una semifinale di Supercoppa Europea, non solo quello che fosse nel 2003, abbiamo perso 4-0. Me ne sono accorto adesso, non so perché cantino l'inno del Liverpool, però ok. Maglia bianca stasera, interessante, io ho usato quella viola, però vabbè. Questo stadio in realtà ci dovrebbe portare diversi ricordi, tipo semifinale del Mondiale 2006. Giusto un po'. Non perdono in casa d'agosto 2022. Come ho detto all'inizio, il Milan non ha un girone difficile, ha un girone equilibrato. Qualsiasi squadra passi potrebbe non essere una novità. Vabbè, presto per pensarci, ma vedere Calabria contro Mbappé, lasciamo perdere. Sì, c'ho la fascetta da gay perché ci sono i capelli sugli occhi. Battono loro. C'hanno gli stessi pantaloncini del Milan col triangolino giallo invece che rosso. Già Calabria è costretto al fallo perché non tiene Malen. Partiamo bene. Reddes che ferma Royce. Poesia. Quanto è forte sto ragazzo. Pobega. Oh. Tiro. Angolo. Buono. Peccato che c'era Leao tutto solo. Peccatissimo. Bravo Leao che ha fatto un cambio di gioco inutile. Bravo Leao. Ciao, attenzione. Madonna. Malen di ribalzino. Stavamo per regalare gol grazie a Leao. Nice. Ci sta capendo un cazzo Calabria. Cioè, come sempre, eh. E far giocare Florenzi. No, Florenzi non lo mette mai titolare. Contro il Cagliari lo mette titolare, capito? Pelato di merda. Io capisco che non sia un fenomeno Florenzi, però, cioè, tra i due non c'è neanche paragone. E che cazzo. Calabria che tira una palla fuori. Madonna, ragazzi. Cazzo, Teo Hernandez, però! Una cosa giusta fatta da Calabria. 12 minuti. È quello che ha toccato più palloni. E infatti adesso si è fatto anticipare. Bravo. Bravo coglione, quanto mi sta sul cazzo. Calabria, ragazzi. Attenzione in mezzo. Parte il cross. Ha dentro, ciao! Andato a cercare l'incordato, ciao. Uffa. Troppo alto. E qua c'è un fallo. C'è un giallo clamoroso per Schlotterbach. Difensore centrale ammonito, non male. Oggi la fascia destra proprio non funziona un cazzo, eh. Teo, c'è Leao. Scelto Leao. Ovviamente gliela dà di merda. Leao temporeggia. Fa un cross. Leao. Che palle, Leao. Che quanto mi fa innervosire. Usasse un po' di più la testa a volte. Ovviamente ancora con queste palle alte che non funzionano, però quelli sono dettagli. Fallo di Reinders, giallo.
Ora, per lui, ma Severo forse. Regalato sto giallo, eh? Tutto che mi ha regalato. Severo. Dai, su. Giallo per Emre Can, giusto così. Giusto così. Anderson la caccia del pallone, filtra Malen, controllo sinistro. Malen sinistro. Non va, ma di poco. È la migliore occasione per il Borussia. Guarda, guarda come si creano le occasioni. Guarda come si creano. Il problema del Milan è che quando gioca bene, gioca bene. È bello da vedere. Ma quando gioca male, ti fa innervosire così tanto che a un certo punto non ci vedi più. Cioè Milan gioca o bene o male. Non ha una via di mezzo. Madonna, come siamo aperti, come siamo alti. Rischia di perdere il pallone. Puntualmente lo perde, ma lo riconquista. Calabria, bravo, bravo. Bravo Calabria, bravo! Fulkrug, regala la palla a Fulkrug. Rivediamo tutto. Pelato di merda, continua a far giocare Calabria e non Florenzi, continua. Io veramente non c'ho parole di quanto fa vomitare quello lì. E ha pure la fascia di capitano appartenuta a gente come Maldini e Baresi, Rivera. E fa fallo adesso. Quanto sta sul cazzo. È un'offesa anche a Romagnoli dare la fascia a Calabria, vi rendete conto? Giroud non l'aggancia neanche se gliela fanno cascare sulla testa. Pobega, certo, bravo anche te, sei veramente da prendere a testate, cazzo. Anche lì, Adli ti gioca bene, chi va a giocare Pobega. Emre Can, Brandt rovesciata fuori. Giroud anticipato. Calabria. Rimette a Calabria verso Giroud. Giroud, ma fate qualcosa! C'era era segnalazione di fuorigioco? No! Era regolare! Madonna, Giroud, che palle! Non fa un cazzo! Era regolare? Fatemelo vedere. Era buono. La palla in testa gli hanno messo. E Hernandez non si è fatto i cazzi suoi. Bastava appoggiarla. Io non c'ho parole. Io non c'ho parole su quanto sia irritante insieme a Calabria e Pobega. Dai, forse Calabria si è infortunato. Dai, dai, forse, forse, forse. Palla lì, bastava appoggiarla in porta. Bastava appoggiarla in porta. Loro ce l'avrebbero messa quella palla in porta. Loro ce l'avrebbero messa. Calabria verso Maignan. Io non c'ho parole. Ma toglielo dal cazzo. Non lo posso vedere questo. Non lo sopporto, non lo sopporto. Leao che verrà fermato. C'è Giroud dalla parte. Leao arriva in fondo, mette verso Giroud che non l'aggancia nemmeno. Mi raccomando, non spendiamo i due soldi per una punta. No, no, non li spendiamo i due soldi per una punta. 37enne del cazzo ci abbiamo lì. Oggi è la partita delle stronzate, veramente. Io boh. Benzebaini, sinistro. Maignan in angolo. 84 tiri hanno fatto. Io non capisco ancora come possa essere 0-0 questa partita. C'è Giroud dall'altra parte. Leao si scatta. Leao buono. Esiste Leao, va sul palla dentro. Non trova Giroud. Ancora Giroud che fa un cazzo. Dall'altra parte Musa. Musa che mette la palla alta. Pobega. Hernandez, puoi tirare? Certo, in curva. Comincia il cecchinaggio adesso. Cioè, ma è clamoroso perché non è che come loro tirano e impegnano Maignan. Perché Maignan due parate l'ha fatte. E una è andata così tanto dal palo. Ma ragazzi, manco cogliete la porta. Ma non vi vergognate neanche un po'. Cioè, non cogliete una porta che è 7 metri e mezzo per 2,30. E che cazzo! Fine primo tempo, ma vaffanculo! Via il secondo tempo, io sempre più preoccupato, incredulo. Le palle vanno sfruttate. Battiamo noi. Cambia di poco. Via. Teo, bravo. C'è Giroud in mezzo. Teo Hernandez. Vediamo come la sprechiamo. Leao, Leao è calciandola addosso a Hummels. Giustamente. Calca la progressione di questa partita. Calciare la palla addosso agli avversari. Teo. Di nuovo con Leao. Subito l'idea per Pobega. Bello, Leao per Pobega. C'è Giroud che non aggancia il pallone. Che mette in mezzo. Esattamente, chi lo prende? Hummels. Musa limita l'azione. Leao dentro. Reinders addosso. Pulisic chi era? Addosso della calciata. Addosso. 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 Addosso.
addosso! Addosso! E basta di sbagliare gol! Basta! Ci siamo rotti il cazzo! Musa, Leao! Pulisic solo! Il portiere era fermo! Addosso! Era anche coperto dal suo difensore, quindi non poteva muoversi perché non vedeva Pulisic tirare! Basta di prenderci per il culo! Basta! Vincete una partita tutti bravi! Non si può fare polemica perché il Milan ha vinto col Cagliari! Non si può fare polemica perché il Milan ha vinto col Verona! Poi ste merdate qui! Vediamo ste merdate! Qua non ti puoi incazzare! Certo che ti incazzi! A un metro dalla porta e già due gol sono sbagliati così! Più quello con Newcastle 3! Più un altro con Newcastle 4! Poi ti svelano così tanto, ti portano all'estremo veramente dell'incazzatura, che quando fanno gol tu non lo apprezzi, non esulti, non ti sa di nulla, perché tu ne avresti voluti fare altri 6 prima. Hummels perde il pallone, arriva a Calabria, glielo calcia addosso e lo riconquistano. Cioè, ma avete capito che abbiamo in campo? Siamo, cosa fa? Leao. Leao costretto a girare a largo. Se l'ha fa togliere! Se l'ha fa pungere! Si fa. Permette al difensore di ripiegare! Giroud, Reinders, vediamo la cazzata. Musa. Tomori. Cross, calcio d'angolo. Io ho detto, c'ho parole. Ma pare che non lo vogliate fare apposta. Gol qui. Ma basta, riprenderci per il culo. Palla verso Giroud. Madonna. Lo togli dal cazzo. È 4 partite, cammina, anzi nemmeno. Basta sto Giroud, basta. Una volta che Calabria ha messo un cross a modo, che cazzo. È la prima del colpo di tacco. Prima del colpo di tacco, butta una cazzo di palla in porta. No, Fulkrug, madonna. Dai Leao, che anche oggi la storia per Instagram l'hai fatta col colpo di tacco. Dai, contento così. Florenzi, duello. Baino Gittens sull'esterno, dribbling secco, raddoppio. Zona tiro. Baino Gittens destro fuori. Zona tiro. Emre Can. Ci penso un po' troppo. Chukwueze. Bravo Chukwueze. Un gol sicuro. Tirava dal limite dell'area da solo, un gol sicuro. Musa col sinistro, prova. Calcia scivolando, io boh, non lo so. Reinders, qua c'è un fallo. Clamoroso. Giallo anche per Hummels. Entrambi centrali ammoniti, ma non ne approfitteremo mai, perché siamo il Milan e noi non approfittiamo mai delle situazioni. Florenzi con la palla lunga per Leao, che la stoppa, incredibile. Prova a metterla in mezzo dall'altra parte. Verso Hernandez, fuori. Si è sfiondato sul pallone. Hernandez. Io veramente vorrei fare il raccattapalle quando gioca il Milan. Parte da fuori gioco di Leao. E vorrei fare tanto il raccattapalle, sapete? Peccato che non te li puoi portare a casa, se no tipo ci avrei la collezione. Cioè, c'era questa stanza piena di palloni. Anche lui grandissimo. Entra Moukoko. Vecchia conoscenza delle nostre interminabili carriere su FIFA. Avrò segnato 200 gol con questo mostro qua. Chukwueze, buona palla di Adli. Non la puoi mettere alta perché non c'è nessuno. Chukwueze. Sinistro. Oh, la migliore occasione del Milan. Dopo il tiro di Pulisic. Anche qua. Altra palla deliziosa per il raccattapalle. Fuori. Cioè, ma io mi chiedo, se al posto della porta da calcio ci fosse la porta di calcetto, quanti gol farebbe il Milan in capo a un anno? Uno forse. È la sintesi della Lazio. Leao prova a scaldarsi. Leao. Chukwueze, sei solo. Tutto solo. E l'ha presa un'altra. E fuori. Basta. Basta. Non ne posso più, ragazzi. 94 gol sbagliati a partire da Chukwueze solo. La spara addosso, arriva Reinders fuori. Basta. Basta di sbagliare gol. Basta. Cioè, ma lo fate apposta. Ma non è possibile. 84 gol a partita sbagliati. Poi perché perdi derby? Perché non solo tiri fuori nei derby, perché nei derby non ti fanno tirare. Ecco perché prendi 12 gol e ne fai uno. Perché nei derby non ti fanno tirare.
tirare. E quando ti fanno tirare fai ste cose. Altro fallo, Musa, giallo. Io veramente schifato, schifato da questa squadra. Ozcan, match a fuori. Meno male non ha data da Dejemi, meno male. Se no vedevamo il gol sbagliato da Chukwueze fatto da Dejemi, l'avevo appena detto. Si allunga il pallone, male, Florenzi. Possibile. Florenzi, contropiede, dai, 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 c'è Chukwueze. Dall'altra parte, Florenzi lo vede, tocco per lui. Florenzi, Leao, perché aspetti la palla? Pensa al tiro? È un'idea. Palla verso Florenzi. Tenuto in mezzo, attenzione. Che succede? Rimessa dal fondo. Allora, a parte rigore o non rigore, che io non lo so, Leao fermo, riceve la palla, può fare quello che vuole. La crossa. Avete capito perché non vinciamo una partita? Leao la crossa. Io non lo so. Musa, ma che cazzo fai? Leao scivola. Io non c'ho parole. Quanto cazzo fate schifo? Fate schifo al cazzo. Questa è la verità. Leao Renders. Basta ste palle lunghe. Basta, 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 basta ste palle lunghe. Basta. Basta. Avete rotto i coglioni. Il recupero è scaduto. Batti la rimessa. No, non la batte. Non la batte. Non fanno un cazzo. Che sbocco di squadra del cazzo che siete. Fernandez tira. Fuori. Fischia sta fine. Non la fischia ancora. Vai, basta, fine. Mi avete rotto il cazzo. Ci vediamo per Genoa Milan, ragazzi. Io non c'ho parole.